Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Sport Outdoor TV, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e agli sport all'aria aperta. Siamo in onda con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane e su diverse TV nazionali. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportoutdoor.tv oppure sulla pagina dedicata di Facebook, sempre sportoutdoor.tv. In questa puntata parliamo di moto Nautica. Scorrono le immagini dalla bellissima Barcis in provincia di Pordenone, nel cuore delle Dolomiti friulane, in Val Cellina, per parlare della 32esima edizione del Gran Premio Barcis Motonautica, uno degli eventi più importanti della motonautica mondiale da circuito, 32esima edizione. Quindi un plauso al comitato organizzatore per l'evento e poi soprattutto per la bellissima location. Se pensiamo che in tante parti d'Italia non si può gareggiare in motonautica per delle leggi inique secondo noi, invece si può gareggiare nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità, in questo bucolico lago alpino. E poi un evento che è molto rispettato e molto voluto proprio dall'amministrazione comunale, oltre che dal comitato organizzatore, anche dalla provincia e dalla regione Friuli Venezia Giulia. Quindi un evento che ha visto al via, nella seconda parte parleremo del mondiale della F500 e iniziamo invece parlando dei campionati italiani GT15 e poi l'F4. Prima manche GT15, come vedete sono queste imbarcazioni ideali per i giovani, proprio per fatta dalla Federazione Italiana Motonautica, proprio per avvicinare i tanti giovani che vogliono correre in barca. Una classe promozionale di recente costituzione per gli ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni. L'imbarcazione, come vedete, è un monocarena, qui vediamo il rallenti della partenza, lunghezza massima 3,10 metri. Questo con il numero 3 Massimiliano Testa, già campione italiano l'anno scorso e figlio d'arte, uno dei migliori. Dicevamo 3,10 metri, peso dell'imbarcazione del pilota deve essere di 210 kg, con chiaramente la benzina è di uso commerciale. Questo, come vedete, è un circuito che va dagli 800 ai 1000 metri e sono ben tre le manche. Come vedete, tanto pubblico, tanta gente che è arrivata proprio da tutto il Friuli per vedere questo importante evento. La lista al via vedeva ben 16 iscritti, quindi di più di quelle che erano le imbarcazioni, perché queste sono imbarcazioni che mette a disposizione la federazione. Quindi sono stati divisi in alcuni gruppi. In gara 1, che è questa che vediamo, Massimiliano Testa fa 8 giri in 8:31 a 40 km orari di media, sempre lui con il numero 3, la sua imbarcazione, davanti a Francesco Lubrano. Terzo è Ottavio Petroni. Questa diciamo del gruppo A, perché come abbiamo detto sono stati divisi in due gruppi. Questa è la partenza della seconda manche, sempre con il numero 3, sempre Massimiliano Testa, sempre lui davanti, Spatola in seconda posizione con l'imbarcazione numero 1 e poi Francesco Lubrano con l'imbarcazione numero 3. La stagione, questa qua, di Barcis era la prima gara della stagione 2016 della motonautica da circuito. In calendario c'era la gara di Boretto Po nel mese di maggio, ma che è stata annullata per le condizioni meteo. Gara di Boretto che verrà recuperata nel mese di ottobre. Questa qui di giugno di Barcis, poi a luglio altre due importanti gare, San Nazaro e poi Brindisi. Due gare novità, perché saranno un misto. A San Nazaro, gara classica di circuito, correrà anche l'Endurance, le barche diciamo fuori bordo per motori appunto in mare aperto, che correranno dentro il fiume Po. E idem a Brindisi. A Brindisi correrà dentro il porto di Brindisi una prima prova del campionato italiano offshore classe 3000 e 5000 assieme GT15, proprio dentro il porto dove si correva il mondiale Formula 2. Quest'anno il comitato organizzatore ha fatto una scelta intelligente, ha deciso di risparmiare, è cambiata l'amministrazione comunale, sempre motonautica, perché ormai è un must nel porto, nella città di Brindisi, dentro il porto, però si corre con l'offshore e il GT15. Questa è la classifica finale, quindi anche in gara 2 vittoria Massimiliano Testa, Spatola e Lubrano. La sommatoria dei punti, come vedete, due manche, due gare, due vittorie, nettamente vincitore. Eccolo qua Massimiliano Testa, figlio d'arte, il papà è un campione di offshore. Secondo Lubrano e poi Spatola, Petroni, Pricocco, Garofalo, Martinelli, Alice Garofalo, anche lei figlia di Dario, consigliere federale, nonché ex pilota di moto d'acqua, Palungo
e Scorzelli. Questo per quanto riguarda il gruppo A, e questi, fra questi sicuramente ci sarà il futuro della motonautica. Eccolo qua, il bravissimo Massimiliano Testa, napoletano, già campione italiano l'anno scorso e anche quest'anno ha incominciato alla grande. Nel gruppo V vittoria di Domenico Corbo davanti ad Aria Ferlito, terzo Angelo Silvestre, poi Corrado Ferlito e Biagio Capuano. Ricordiamo gruppo A e gruppo B sommatoria, e si è stabilito questo perché c'erano appunto più piloti che imbarcazioni fornite dalla Federazione Italiana Motonautica. Cambiamo classe, lasciamo i monocarene e passiamo ai catamarani, anche questa è una classe giovane, l'F4, si può correre dai 15 anni in su, sono lunghe 3,90 m, 350 kg è il peso, con motore unico e scafo, come vedete, che ha una capsula di sicurezza, corni deformabili in accordo con le regole della UIM e poi collarino obbligatorio. Anche qui diciamo che c'è stata una grande sorpresa, perché ricordiamo, uno dei migliori è italiano, Fabio Comparato, che ha vinto l'anno scorso il campionato mondiale, questo con il numero 27. Nel frattempo è il russo Dominic Stahl che è al comando. Diciamo, Alberto Comparato ha vinto questo mondiale l'anno scorso, già quest'anno, giovane, è già in Formula 2 e ha già vinto la gara di apertura del mondiale di Formula 2, che è la classe regina, in leggera crisi la Formula 1, la Formula 2 è sicuramente il campionato più importante, ha già corso a campione d'Italia quest'anno e poi ben 8 le gare del circuito, ne parleremo nelle prossime settimane. Ma la F4, avete visto nel frattempo Radio Man, Elisa Bocca, sono tanti giovani che si avvicinano a questa disciplina, anche qui sono 3 manche, ogni manche sono 8 giri a manche, la vittoria numero 27 in gara 1 davanti al monegasco Giacomo Sacchi e poi lo spagnolo Hector San Lopez, e poi 3 italiani, Paolo Longhi, Michelangelo Salani e Eros Angelini. Questo per quanto riguarda gara 1, 8,54 è il tempo del vincitore. Dominic Stahl che vince anche gara 2, sempre davanti allo spagnolo che era terzo in gara 1 ma secondo in gara 2, e poi Sacchi il terzo in gara in terza posizione. Questo per quanto riguarda la seconda manche, decisiva quindi l'ultima manche che vediamo, sempre 8 giri da percorrere, siamo sempre sugli 80 km orari di media, guardate quanto pubblico, siamo proprio nel recinto del Radio Man, perché ogni pilota appunto comunica con il proprio team, con il numero 5 Giacomo Sacchi che sta lottando con il numero 90 e lo spagnolo Hector San Lopez che stanno lottando per la vittoria, i due dietro al russo in gara 1 e in gara 2 qui stanno lottando per la vittoria. Esterno in boa il numero 90 il monegasco Giacomo Sacchi, con il numero 5 interno in boa, con il numero 90 Hector San Lopez è esterno, terzo il russo, poi gli azzurri Longhi e Michelangelo Salani, rush finale, questo è il russo che è in terza posizione e la vittoria va veramente meritata a lo spagnolo Hector San Lopez, questa Marina Gioco che è del team di Cantando, insomma tanti bei personaggi del mondo della motonautica sono ritrovati qui a Barcis, gara di apertura della stagione, a seguire abbiamo detto delle gare di San Nazaro e di Brindisi, offshore misto circuito con il circuito e l'Endurance a San Nazaro, l'offshore e la GT15 a Brindisi, poi dopo la pausa di agosto le gare finali a Cremona, sempre di circuito sul Po, poi a Como, anche qui un misto Endurance 100 miglia e poi le gare di circuito in concomitanza con la 100 miglia dell'Ario, poi c'è la chiusura, il recupero di Boretto Po, gara annullata nel mese di maggio che verrà recuperata nel mese di ottobre, quindi tantissime le gare, sempre la motonautica diciamo in luce per questa disciplina. Ecco qui proprio, avete visto l'allungo, lo spagnolo, bandiera a scacchi per lui, vince in 8,49, 81 km orari di media, Sacchi secondo, Dominic Stahl terzo, quindi insomma dei punti ottenuti per le tre manche e sempre campionato italiano, e come in tutte le discipline vengono gli stranieri a correre in Italia per l'elevato alto e livello appunto delle gare organizzate dalla Federazione Italiana Motonautica. Vittoria russa davanti allo spagnolo San Lopez, vince Dominic Stahl terzo, lo vediamo Giacomo Sacchi,
Poi quarto l'azzurro Paolo Longhi, Michelangelo Salani è quinto, Eros Angelini fuori nelle ultime due manche in sesta posizione. Ecco qui lo spagnolo vincitore dell'ultima manche ed ecco il russo. Un podio campionato italiano con tre atleti stranieri sul primo gradino del podio. Siamo in chiusura di questa prima parte, non toccate il telecomando perché poi parleremo del mondiale F500 dopo la pubblicità. Cari amici telespettatori, lo spettacolo della motonautica ritorna nella seconda parte di Sport d'Orte Via tra poco. Dopo la pubblicità, non toccate il telecomando.